Ciao Melania, volevo ringraziarti personalmente per aver accolto nella tua rubrica il mio progetto, il mio prossimo progetto teatrale che è Zivago Story. Quest'anno lo porteremo in tutta Italia, sono molto emozionato perché è un caso editoriale mondiale straordinario, una spy story e anche una storia d'amore. Beh, il dottor Zivago penso lo conoscerete tutti di Pasternak, ma questa è una storia che ha dell'incredibile. Bene, io invito te e tutti quelli che ti seguono nella tua straordinaria rubrica sui libri, sia a Casalnuovo a dicembre, il 18-19, che a Napoli, al Teatro Posillipo, a febbraio il 5, 6 e 7. Beh, non mi resta che dirvi buona lettura a tutti e viva viva i libri. Ciao! Questo è un video davvero davvero speciale perché io voglio raccontarvi una storia. C'era una volta, tanto tanto tempo fa, una ragazza voleva coltivare anche la sua passione di diventare giornalista. Si dà da fare il teatro. Ad un certo punto incontra un attore preziosissimo umanamente, le trasmette quello che è il valore del teatro, ovvero coltivare la mente, coltivare il cuore. Allora sì, parlo di me stessa e parlo di un attore che nel corso degli anni ho seguito e che ha fatto grandissime cose, ma è rimasto sempre molto, 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 molto umile, così come sono i grandi. Probabilmente il nome vi richiamerà qualcosa, ma è davvero un uomo che ha fatto tantissimo e ora vi darò la dimostrazione. Però perché sono qui e vi voglio parlare di Pietro Pignatelli? Perché mi ha anticipato che a breve ci sarà uno spettacolo mai così adeguato al tema del canale e mai così consono a quelli che sono le mie passioni come questo spettacolo. Qualcuno che mi conosce di persona o comunque che mi conosce un po' sa che amo follemente il film relativo alla storia del dottor Zivago e quindi della storia di Boris Pasternak di cui ho parlato in precedenza. E pensate un po', guardo qualche immagine che aveva postato sui suoi social e mi faccio inviare dal suo collaboratore del materiale. E io vi leggo una cosa. Ascoltate bene, queste sono le note di regia. Da dove cominciare per raccontare le vicissitudini che portarono alla pubblicazione di un libro come il Dottor Zivago? E soprattutto, come raccontare questa storia dal momento che è così rocambolesca da non sembrare neanche vera? Voglio dire, perché raccontarla? Perché il Dottor Zivago rappresenta un caso emblematico dell'urgenza di esprimersi, dell'incontrollabile necessità di far sentire agli altri la propria voce. Sulla scena un solo attore incarna tutti i personaggi, accompagnato da una curiosa macchina scenica, una sorta di scatola delle meraviglie, capace di simulare luoghi e suoni della memoria. E questo è il caso di confidare nella potente carica evocativa di certe immagini o di certa musica, nel trasportarci altrove, tanto più che altrove è un passato recente, già radicato in ciascuno di noi. Fatto di foto in bianco e nero, di storiche collane di libri, di film entrati nell'immaginario collettivo.
L'azione restituisce l'accelerazione del testo che vede precipitare la situazione quando passa da un fatto privato. La redazione del manoscritto ha un affare di Stato. Siamo negli anni 50 del secolo scorso, nel pieno della Guerra Fredda. Unione Sovietica e Stati Uniti portano la tensione a un livello altissimo, tanto che per impedire la pubblicazione del libro vengono coinvolti i più alti gradi della politica, della diplomazia e dei servizi segreti di diversi paesi. Eppure questa storia lascia intatta l'anima dei due protagonisti, Pasternak e Feltrinelli, che sono stati in grado di pubblicare il manoscritto così come era stato pensato, senza omissioni e senza censure, cioè senza tradirlo. Io ne avevo già parlato del fatto che, se qualcuno di voi ricorda, il primo a pubblicare il Dottor Zivago è stato proprio un editore italiano, Feltrinelli. Nessuno voleva pubblicare ciò che in quel periodo era davvero materia bollente. Quindi sapere che la storia nella storia, questa storia è trasposta in una rappresentazione teatrale, e questa è la locandina, io non potevo non parlarvene. Ma chi è Pietro? Chi è Pietro Pignatelli? Ecco, poi vi metterò qualche immagine. Se per caso non lo conosceste, è lui. Bene. Prendo un po' d'acqua per la mia insalata. Dodò, perché hai lasciato aperta l'acqua? Sì. Dovevo riempire la piscina, no? Ha iniziato ad essere noto con l'albero azzurro. E anche... è notissimo per chi frequenta i musical, ha una voce meravigliosa. Guardate un po'. Ebbene sì, Uncino. Ebbene sì, è Uncino del musical Peter Pan. Ma ancora, il protagonista insieme a Lorella Cuccarini della Regina di Ghiaccio. Oggi parliamo di teatro, amo dal Teatro Alfieri di Torino per La Regina di Ghiaccio. È un musical che prende ispirazione dalla appunto Turandot di Giacomo Puccini. Sì, diciamo che prende ispirazione al libretti, la fiaba persiana a cui anche Giacomo Puccini si è ispirato per la Turandot. Grazie. Irrompe proprio la roba. Sono così bene in questo regno dal Tummalgia. Ha fatto Spugnizzi, ma quando sentirete la cosa che voi non potrete mai immaginare è che Pietro è stato preso per cantare nell'edizione italiana il fantasma dell'opera. È lui la voce che sentite nel film. Lui. È lui che doppia. Sempre più tu tremi, ma il sole sorgerà. Saprai che ti proteggo, ti salvo, ti difendo. Se tu sei... Sentite che voce. Sopra il tuo deserto, la mia pioggia voglio che... Allora, questo artista che ha fatto tantissimi musical si è dedicato davvero tanto anche al teatro impegnato, ed è lì che deve essere ancora più supportato, ma non deve perché è a lui che vogliamo omaggiare, ma deve perché dobbiamo omaggiare noi stessi con questa storia. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora di vederla sulle scene. Appena mi darà le date in giro per l'Italia, ve le comunicherò. Intanto vi lascio il link al video di presentazione che ha fatto proprio su YouTube, che vi faccio vedere in un frangente, e
Quindi se siete abbiamo curiosi, navigato confini, e qui presento pattugliato le coste, scandagliato cieli e fondali. Abbiamo ucciso per un segreto militare, scambiato i nostri prigionieri per una formula, fatto eroi i nostri morti. Ma ci sono... Ragazzi, io spero di avervi comunicato il mio entusiasmo. Sinonimo di comunicarvi quanto sia per me importante che determinate forme di arte attraverso persone che io reputo valide innanzitutto umanamente abbiano il loro giusto merito e riscontro. Sapete come la penso. Io in questo piccolo spazio, in questo piccolo mondo, in questo canale, credo e ho dei punti fermi. Quindi, se parlo di qualcosa, di qualcuno, sapete qual è la mia linea. Pietro è un grandissimo artista, ma innanzitutto una persona meravigliosa. E io non vedo l'ora di vedere questo spettacolo. Poi sul Dottor Zivago, su Feltrinelli, sulla storia, no, ma io sono entusiasta. Vi abbraccio. Questo era appunto un'anticipazione, perché appena vi darò le date o vi darò un video su Instagram, ve le comunicherò in maniera tale che, tra l'altro, se ci riusciamo, magari ci incontriamo in uno degli spettacoli di Pietro, perché no? Io vi abbraccio.